benvenuti a una nuova puntata di Funny Moon, una puntata dove sono cicciata fuori come una grande inaspettata sorpresa. Ma oggi sorprese ne abbiamo tantissime. Signore e signori, alle nostre telecamere è arrivata Laura, la nuova provinante. Buongiorno Laura, buonasera, buon tutto. Buonasera. Laura, cosa ti ha spinto a venire qui a Funny Moon? Cioè, chi mi ha spinto? Io ho chiesto cosa? Cosa? Non lo so. Con tutto sto precariato. Cominciamo bene, comunque avremo tanto tempo per conoscerla e per approfondire anche questo aspetto. Ti devo un po' istruire su quello che è il nostro Funny Moon. È un programma di eventi, ogni tanto va ricordato, perché ci sono tanti programmi notturni, no? Però a noi non ci interessa di fare quello che fanno tutti gli altri. No, io i notturni, cioè, sì, no. No, non quelli che pensi tu. Okay. Però noi non facciamo il programma dei locali, quello che è bello, quanto si mangia bene, no. Noi andiamo ovunque c'è un evento. A proposito, guardate che bella ragazza che vi ha portato le nostre telecamere. Se avete un evento e volete la nostra attenzione, le nostre telecamere, le nostre interviste, la nostra simpatia, basta mandare un SMS, prendi nota del numero, al 333-333-8693 e io e Lauretta arriviamo insieme. Ti vengo a chiedere di raccontarci brevemente qualcosa di te, cosa fai nella vita, perché pensi di poter essere la nuova conduttrice? Precariato sempre. Avrei fatto qualche esperienza nonostante la tua giovane età. Ma sì, giovane? Giovanissima. Visto che Laura non ci vuole svelare la sua età e non si chiede mai una donna, potete mandare una mail al nostro indirizzo info@funnymoon.it e potete provare a indovinare l'età di Laura. Chi vince porterà a cena fuori Laura. È chiaro. Se sarà una e spenderà almeno il doppio dell'età di Laura. E quando si tratta di mangiare bene, Angela Azzurra ci sta. Certo, poi magari se indovinerà una donna gli mandiamo qualche altro conduttore. Tanto quest'anno i conduttori mi sembra di capire che piovono dal cielo. Lauretta mia, bimba dorata, ti devo diciamo dare quelle due tre info che poi tu andrai a raccontare nelle prossime aperture. Ok, per esempio dobbiamo salutare tutte le nostre partnership. Ok, andiamo a salutare quindi Super 3, Teleinn, Rete Oro. Tu come te la cavi con il pallone? Benissimo. Ti facevo questa domanda perché noi stiamo creando una squadra che si chiama Funny Moon, manca a farla apposta. Quindi se ci sono dei baldi giovani, perché è un campionato maschile, che vogliono giocare, possono contattarci. I contatti oramai li abbiamo detti, quindi è inutile ripeterli. No, la regia ci dice di dirli, vediamo se Laura ha recepito. La regia ha recepito, cioè Laura ha recepito. Io ricordo un 3-3-3, tanti 3, almeno 5, 3, aspetta, 3 per 5, allora, 15. 3-3-3. 333-333-333-8-6-8-6-9-3. Dai, che dai, memoria. No, che è quella mano, regia? Sto sventolando anche. No, no, non si fa, No. Noi siamo un programma serio, notturno. Comunque. Notturno? Sì, ma non quel notturno. Poi, okay. Se ti piace, magari, non lo so, ti faremo anche fare carriera. Una cosa devo insegnarti, oltre a quelle che abbiamo già detto, che quando sta per partire Funny Moon c'è una parolina magica da lanciare. Sai dirmi qual è? No. Non ci vuoi nemmeno provare? 333. Te lo dico io questa volta? Sommario!